Siamo nella cattedrale di San Pietro. Molti visitatori, molti fedeli che vengono qui in cattedrale sostano volentieri davanti alla bellissima icona della Madonna della Tenerezza di Vladimir. Questa icona mariana è stata collocata nella importante cappella di Santa Pollinare il 29 aprile dell'anno 2001. L'icona della Madonna della Tenerezza è un dono dell'allora patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Sua Santità Alessio II, dono che è avvenuto nel 1999. I fatti che raccontano questa bellissima storia sono documentati da alcune vecchie videocassette che cominciano un poco a sbiadire, e allora ci è sembrato il momento di tornare a raccontare questa storia e di recuperare queste immagini. Dunque, il patriarca di Mosca intendeva esprimere la gratitudine della Chiesa ortodossa russa per il generoso contributo che da Bologna, a partire dal 1991, era partito per la ricostruzione della cattedrale patriarcale di Mosca dedicata a Cristo Salvatore. Questa iniziativa, un ponte di amicizia tra Bologna e Mosca, era partita da due persone speciali, padre Tommaso Toschi e Dante Stefani. L'ex frate volante, incaricato dal cardinale Ercaro di andare in giro per la provincia a contrastare i comizi dei compagni, e l'ex funzionario comunista, divenuto poi presidente della Fiera di Bologna, con un passato di grandi contatti con la Mosca dell'era sovietica. La caduta del muro di Berlino e delle ideologie ha rafforzato l'amicizia e la stima tra padre Toschi e Dante Stefani, che hanno voluto mettere la loro storia e la loro esperienza a servizio della rinascita spirituale del popolo russo. Una cifra consistente venne inviata da Bologna a Mosca per la ricostruzione della cattedrale, ma anche per un orfanotrofio che sorge nella periferia della capitale russa. Nel maggio del 99 venne inviata a Mosca una copia della Madonna di San Luca, patrona della città di Bologna. In quell'occasione venne anche benedetta nella cattedrale patriarcale l'icona della Madonna della Tenerezza. E il 24 febbraio dell'anno 2000 un gruppo di preti e di laici, tra i quali i membri della confraternita dei Domenichini, guidati dall'allora vescovo ausiliare di Bologna, Monsignor Claudio Stagni, sbarca a Mosca. Le immagini ci restituiscono l'idea di uno sbarco un po' alla Don Camillo, che un vescovo cattolico entri con la mitra in testa in una cattedrale ortodossa è un fatto più unico che raro. Ma oltre alla concreta solidarietà espressa da tante componenti della società bolognese, è stata la Madonna di San Luca, la Madonna della Tenerezza, ad aprire le porte della imponente cattedrale patriarcale.
la storia della Cattedrale del Salvatore a Mosca. Questa cattedrale era stata costruita a partire dal 1839 dallo zar Nicola I e era stata costruita per commemorare la ritirata di Napoleone e i sacrifici del popolo russo. Alla morte di Lenin, il luogo su cui sorgeva la cattedrale venne scelto da Stalin per la costruzione di un ciclopico palazzo dei Soviet che avrebbe dovuto anche sostenere una colossale statua di Lenin. La cattedrale dunque venne distrutta con numerose esplosioni e si impiegò un anno intero a rimuovere le macerie. Grazie a Dio però mancarono i fondi per costruire il delirante monumento al socialismo reale e il vicino fiume Moscova inondò diverse volte l'area al punto che il cratere delle fondamenta di questo futuristico palazzo fu convertito da Khrushchev nella più grande piscina a cielo aperto. Con la fine del regime sovietico venne per la Chiesa ortodossa l'autorizzazione a ricostruire fedelmente il tempio distrutto. La Chiesa inferiore venne consacrata nel 1999, mentre la Chiesa superiore fu completata nell'anno 2000. Ed è proprio nella Chiesa inferiore che è avvenuto l'incontro con il metropolita Sergei Fomin, rappresentante del patriarca Alessio II, con i bolognesi, che ricevettero allora in dono questa immagine, questa icona bellissima della Madonna della Tenerezza, benedetta a nome del patriarca dallo stesso metropolita Sergei, e sotto le austere volte della cattedrale ortodossa è risuonato il canto latino della Salve Regina. Regina, Mater misericordiae, viva dulcedo, espes nostra salve. Il 19 agosto dell'anno 2000 una nutrita delegazione bolognese partecipò alla consacrazione della grande cattedrale alla presenza di una folla imponente di fedeli e con la partecipazione di numerosi patriarchi ortodossi. I bolognesi hanno rivisto ancora la nostra Madonna di San Luca nella cattedrale inferiore, la Madonna di San Luca fatta oggetto di particolare venerazione da parte dei fedeli credenti di Mosca, ancora dunque esposta alla pietà e alla venerazione. Thank you.
E arriviamo così all'anno 2001, il 29 di aprile. La Chiesa russa ricambia la visita. Il metropolita Sergei Fomin e il cardinale Giacomo Biffi rendono omaggio alla Madonna della Tenerezza nella nostra cattedrale di San Pietro, esposta per la prima volta e qui dove ancora oggi è custodita. Un'immagine sacra di grande bellezza e importanza che arriva da molto lontano. Oggi pomeriggio nella cattedrale di San Pietro di Bologna il cardinale Giacomo Biffi ha esposto alla venerazione dei fedeli l'icona della Madonna della Tenerezza donata dal patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Alexei II. Con essa si completa uno scambio fra la chiesa bolognese e quella ortodossa di Mosca, iniziato nel 1994, quando dal capoluogo emiliano partì un contributo per la ricostruzione della cattedrale di Mosca del Cristo Salvatore, distrutta da Stalin nel 1931, ricostruita per volontà di Boris Yeltsin. Al rito ha partecipato una delegazione della chiesa ortodossa russa guidata dall'arcivescovo metropolita Sergei Fomin. Inizialmente si era pensato di mettere questa icona nella Basilica di San Petronio, in quanto è il massimo tempio cittadino, ma poi la scelta del cardinale cadde proprio sulla nostra cattedrale, chiesa madre della diocesi, nella quale si sentiva da tempo il desiderio di una presenza mariana più significativa. Il cardinale Biffi ha indicato tre particolari intenzioni di preghiera da elevare davanti a questa dolcissima icona. Primo, l'armonia tra le chiese. Secondo, la chiamata alla fede di tutti i popoli. Terzo, la pace tra i popoli. L'icona è stata inserita in una ricca cornice, realizzata appositamente da artigiani di Pieve di Cento, sul modello di quella che protegge già in cattedrale la Madonna della Pace. L'origine di entrambe le icone, la Madonna di San Luca e la Madonna della Tenerezza, risale a Costantinopoli e il loro messaggio, come vedremo, è complementare. La Madonna di San Luca, sul modello della Odigitria, raffigura la Vergine che indica nel Cristo la via della salvezza. La Madonna della Tenerezza mostra l'incontro tra Dio e l'uomo, espresso dal tenero abbraccio del Cristo alla Madre, segno dell'infinito amore di Dio per l'umanità. La visita della delegazione moscovita nell'anno 2001 fu l'occasione anche di una serie di incontri culturali e spirituali tra le due delegazioni che hanno cementato una bella amicizia nel segno dello sguardo dolce e pensoso della Vergine Madre di Dio. Я думаю, что это было особое благословение Богоматери, когда вот трудами Падре Тоски, трудами архиепископа Болоньи было много собрано денег для того, чтобы они были направлены на восстановление храма Христа Спасителя. E penso che questo che noi abbiamo avuto un benedizione particolare di nostra Madonna che grazie a Padre Toschi, grazie altre vostre persone anche popolo bolognese che voi avete dato i soldi per aiutare a ricostruire questa cattedrale. А закончилось это тем, что мы как бы обменялись нашими древними святынями Мадонной де Сан-Лука и Владимирской Богоматери. E come vediamo alla fine di tutto questo, noi abbiamo fatto il cambio di nostre due icone. Я верю, что в 21 веке, в новом столетии, будет особое благословение Богоматери для наших церквей, чтобы мы были едины. Io sicuro che questo secolo, nuovo millennio aiuterà a noi riunire due chiese, cattolica e ortodossa. Cari amici, il saluto dei nostri fratelli russi non solo per il giorno di Pasqua, ma per i 50 giorni fino all'ascensione è Cristo è risorto. E se risponde, è veramente risorto.